Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Martedì 24 ottobre 2023, Sant'Antonio Maria Claret si festeggia. Auguri a chi ha questo nome. La settimana numero 43, giorni dall'inizio dell'anno 297 e 68 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 6.33, tramonta alle 17.15 ora solare, a Milano alle 6.52 per tramontare alle 17.22, luna che tramonta alle 0.49 per levarsi alle 15.20. Il proverbio di oggi: anche le mucche nere danno il latte bianco. 24 ottobre accade oggi, nel 1917 inizia la battaglia di Caporetto. A Napoli nel 22 si tiene il raduno di camicie nere, prova generale della futura marcia su Roma. Nel 45 viene ratificato dai paesi firmatari lo Statuto delle Nazioni Unite. In questo giorno del 56 l'Unione Sovietica invade l'Ungheria. La sonda Deep Space One viene lanciata nello spazio nel 1998. Nel 2001 un incendio nella galleria stradale del San Gottardo in Svizzera, causato da uno scontro frontale di due auto articolati, provoca 11 vittime. Nel 2003 l'aereo di linea supersonico Concorde effettua il suo primo volo di linea da New York a Londra. Due anni dopo, nel 2005, muore a Detroit l'attivista afroamericana Rosa Parks all'età di 92 anni. Sono nati oggi Ezio Mauro, giornalista italiano, Derek Rapper, cantautore e rapper canadese, Elisa Taylor, attrice australiana, Riccardo Rossi, attore comico italiano. Mentre ci lascia in questa giornata, nel 1957, Christian Dior, imprenditore tra i più innovativi del settore della moda, nato a Grenville in Francia. La nostra frase aforisma quest'oggi di Shaw: tutto capita a tutti, prima o poi, se c'è abbastanza tempo. Noi ci fermiamo con il nostro almanacco, ritorneremo come sempre domani. Grazie per averci guardati e continuate a seguire l'intera programmazione di Stereo 5 TV. Ciao! L'almanacco torna domani.